ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è giovedì santo, i bambini sono a casa, io sono a casa con loro, sono a casa Smart perché oggi pomeriggio Federico deve andare a fare delle vaccinazioni e quindi ho chiesto di rimanere a casa Smart. Sono le ore 11, meno 5. Federico sta ancora dormendo, è molto stanco in questo periodo, ha bisogno proprio di riposarsi, mentre Alessandro si è svegliato più o meno da un'oretta e sta facendo i compiti. Io sto facendo una pausa dal lavoro e volevo farvi vedere adesso appena rientro due cosine, delle cose che ho comprato per le bambine, nel senso che ho deciso quest'anno, tranne che per i maschietti, per le femminucce di non regalare le uova di Pasqua, ma vabbè, due sono grandi, sono Aurora e Nadia, sono insomma delle ragazzine, mentre Dalila, anche lei, ho deciso di non regalargli l'uovo di Pasqua, ho deciso di prendergli altro, che adesso vi faccio vedere, e poi vi faccio vedere anche cosa ci hanno regalato, cosa mi ha regalato la mia società, la società per cui lavoro, per questa Pasqua. Una cosa molto tradizionale e una cosa molto originale. Adesso entro e vi faccio vedere tutto. Ok, allora ragazzi, sono qua e vi faccio vedere il sacchetto delle meraviglie, sacchettone enorme che ieri ho portato a casa col treno, ma non ho avuto problemi col treno, fortunatamente era in orario, mi sono seduta, mi sono spalmata sui sedili e quindi adesso vi faccio vedere il sacchetto delle meraviglie. Allora, il sacchettone è questo qui. Tra l'altro, sacchetto molto carino perché è un portatorta. Ovviamente questo sacchetto è quello che mi ha regalato la società per cui lavoro. Allora, vi inizio a far vedere le cose che ho preso alla Dalila, quello lo appoggio. Allora, Dalila sta crescendo, ormai è una signorina. Quindi, in accordo con mia sorella, gli ho detto che non avevo intenzione di regalarle l'uovo di Pasqua. Ovviamente andrò a prendere dei cioccolatini, penso che andrò oggi al ritorno dalla vaccinazione con Federico alla Lidl perché ho visto che ci sono delle cosine proprio carine per Pasqua. Allora, gli ho preso queste due brasserie, non so come si chiamano, credo che si chiama, cioè qua c'è scritto Basic Bra, quindi allora una nera così, forse non lo so, adesso che la guardo forse magari è un po' grande, però insomma c'è il supporto che si può rimuovere, ovviamente gliene ho presa una nera e una bianca. In coordinato gli ho preso degli slippini, questi slippini invisibili, quindi sempre uno nero e un altro bianco. Questo è quello che ho preso ad Alila. Poi, allora, passiamo a questo sacchetto Tezenis, già io adoro. E le cose che ho preso sono molto carine. Allora, questa l'ho presa per la bimba grande, ossia per mia mamma. Le ho preso questa maglia. Sopra c'è scritto This is the beginning for love yourself. Credo che tradotto voglia dire questa è l'occasione per amare te stessa. Con una rosa. Gli ho preso una taglia M, la mia mamma utilizza molto le t-shirt e quindi gliel'ho presa, gliela impacchetterò insieme a dei cioccolatini. Poi, allora, a Nadia ho preso questa maglia. Sono un po' sgualcite, forse dovevo tirarle fuori e dovevo piegarle, però insomma lo farò dopo. Questa maglia corta, nera, a costine, non so se si vede bene. A giro collo, lei ha un fisichino molto longilineo, quindi se la può permettere. Dopo vado a sistemarle bene perché sono tutte stropicciate. E poi questa maglia che è bellissima, la volevo anche per me, però non so, non l'ho presa, ma ci penso.
Di questo rosa pesca qua c'è scritto, ma in realtà è più un rosa Barbie, fatta così a kimono, molto semplice, davanti un po' più corta e dietro un po' più lunga, e questa l'ho presa per Aurora. Allora, le metto via alla... Magari, ok, le ho un po' piegate. Spero che non si sgualciscano ulteriormente. Ah, la maglietta è una S, quella di Aurora. Adesso vi faccio vedere cosa hanno regalato a me per Pasqua. Allora, prima cosa che mi hanno regalato, una bella colomba. Ma ragazzi, guardate, la scatola è bellissima. Ho paura di romperla. Si apre di... Di qua è una colomba tradizionale da mezzo chilo, è ovviamente di pasticceria e dietro c'è scritto: ingredienti genuini, l'amore per le cose fatte bene e l'impegno di chi ha deciso di cambiare la propria vita. A me, solo per la scatola, devo dire, non mi dispiace. Anche se fate magari dei dolcetti e li mettete qua dentro per portarli, secondo me è bellissima. Poi è molto primaverile e questo è il regalo tradizionale, come dicevo, mentre il regalo originale e un po' alternativo è questo. Questo. Hanno deciso di regalarci un disco in vinile. E io ho suggerito l'anno prossimo a Natale di regalarci il giradischi, perché io non so voi, ma non l'ho più. Lo avevo nella casa di mia mamma e non ce l'ho più, e quindi boh, non so. Il disco si chiama Parola di Giovanni Caccamo, con William Dafoe, Patti Smith, Jesse Patti Smith, Jess P. Smith, non so se sia Patti, Aleida Guavera, Andrea Camilleri, Michele Placido, Liliana Segre e Beppe Fiorello. Molto carino, però non potrò ascoltarlo. Poi ci hanno messo dentro questa cartolina dove dice vinile, parola. Banca Ifis sostiene Parola ai giovani, il progetto di Giovanni Caccamo incentrato sul coinvolgimento e l'ascolto delle nuove generazioni per costruire insieme un nuovo futuro. E poi i dolci del paradiso, la colomba è simbolo di condivisione e solidarietà, il ricavato verrà sostenuto per sostenere il, scusate, il ricavato verrà devoluto per sostenere progetti che aiutino i giovani meno fortunati, offrendo concrete possibilità di formazione e inserimento lavorativo. Poi qua dietro ci scrivono questa frase, ci scrivono: sono i momenti difficili a invitarci a rivalutare le nostre priorità, a permetterci di riscoprire la potenza della solidarietà, dell'ascolto e dell'unione, dandoci la forza per costruire il nostro domani, un domani più consapevole e più libero da vivere insieme. Auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Questo è quello che volevo mostrarvi. Oggi, come vi dicevo, al ritorno dalla vaccinazione, se farò in tempo perché ho un po' di lavoro da fare, mi fermo da Lidl e compro dei cioccolatini per andare a incartare questi pensierini per le mie fanciulle. E adesso io vi saluto e noi ci vediamo dopo. Ok, allora ragazzi, io ho finito di lavorare ora, sono le 6:36. Abbiamo staccato prima del solito in questo periodo perché il mio capo era al telefono, insomma, ha detto che era una cosa lunga e quindi ci ha detto di staccare. Adesso abbiamo chiesto se domani possiamo fare smart working invece che andare in ufficio, perché io dovrei andare in ufficio, ma siccome stiamo facendo tardi e insomma il treno è un po' proibitivo con gli orari, nel senso che non è che possiamo metterci in treno alle 7:30 di sera e arrivare a casa alle 9 e vediamo cosa ci risponde. Quindi probabilmente domani saremo in smart working. Vado a preparare le cose del calcio di Federico che ancora non si è palesato, deve essere lì alle 7, ma ho provato anche a chiamarlo, non mi risponde. E
Dopodiché vado a preparargli anche una borsettina perché stasera, dopo 10 anni e mezzo, 11 anni e mezzo che dico, Federico ha 11 anni e mezzo, sarà la prima volta che andrà a dormire fuori. Farà un pigiama party con i suoi amichetti, ha fatto il vaccino tutto a posto, è stato coraggiosissimo. Quindi vado a preparargli la borsa, poi dopo quando siamo usciti siamo andati da Lidl, ma è stata un po' una delusione perché sul sito avevo visto che c'erano dei cioccolatini a farfalla, a pulcino, cosa c'era anche? Farfalla, pulcino e qualcos'altro, non ricordo, un altro soggetto, però siamo arrivati lì e non c'era praticamente nulla, quindi cioè nulla, qualcosa abbiamo preso, ma poca roba, niente di speciale. E ve la faccio vedere, vi faccio vedere che cosa ho preso. Adesso vado a preparare la borsa di Federico. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Lidl, cosa ho trovato più che cosa ho preso. Ho preso questi ovetti di cioccolato, devo dire che sono cioccolatini al latte. La cosa è che, vabbè, sono molto colorati, ne ho presi tre. Da mettere, come sapete, dentro i regalini per le fanciulle. Lì infatti ho preparato tutto per andare a farlo. Poi volevo farvi vedere, intanto mi siedo. Allora, ho preso questo Sunsilk One Minute Wow, mi era piaciuto tantissimo. Ve l'avevo fatto vedere in un Terminati tornata dalle vacanze, l'avevo scoperto in Sardegna, insomma, mi era piaciuto tantissimo. L'ho trovato, era in offerta, ma dirvi quanto costa non lo so, non mi ricordo perché ho tirato su, ero un po' di fretta, quindi non lo so, se trovo lo scontrino magari ve lo lascio. E poi ho preso questi cerotti dell'Hansaplast Green and Protect, sono 20 cerotti, di cui 14 di queste dimensioni e 6 di queste altre, di quest'altra. Credo che siano fatti con materiale riciclabile, riciclato, riciclabile, infatti non c'è plastica. E niente, li avevo finiti, mi servivano, li ho visti, li ho presi, anche questi erano uno stand apposta. E poi new entry in casa nostra, questa calla. Adesso mi rialzo e mi allontano, ve la faccio vedere bene. Ragazzi, io trovo che sia bellissima. Devo dire che era ancora nelle scatole, non l'avevano ancora liberata. Il vaso è in dotazione, diciamo, l'ho pagata 7,99 € gialla, non mi piace tantissimo per questo, però insomma, ce la facciamo andare bene. Allora, ho fatto i vari pacchettini. All'inizio ho detto non scrivo di chi sono, tanto mi ricordo. Meno male che li ho scritti perché già ora guardandoli ho una gran confusione. Ho scritto praticamente l'iniziale qui dietro il fiocco, così almeno non mi sbaglio. Mi piacciono molto, anche se non ricordano delle uova di Pasqua che avrei voluto fare con del cartonato, insomma, volevo fare un lavoretto, ma proprio non ce l'ho fatta. Sarà per la prossima Pasqua. Fanno molta primavera. In quei due ho messo l'organza e all'interno impacchettato con la carta velina per evitare che si veda quello che c'è, ma poi alla fine non è tanto importante. E gli altri due invece li ho fatti solo ed esclusivamente con la carta velina. Mi piacciono molto. Allora, ragazzi, ho assaggiato un cioccolatino. Devo dire che sono buonissimi. Me li aspettavo più morbidi, invece sono proprio duri, insomma, tipo il cioccolato delle uova di Pasqua. Allora, io adesso volevo salutarvi, come al solito volevo ringraziarvi per avermi seguita. Come al solito vi dico, se siete passati sul mio canale per caso, non vi siete ancora iscritti, vi ho tenuto compagnia, questo video vi è piaciuto, vi sono simpatica, chi più ne ha più ne metta, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un commento che ho sempre piacere a leggervi, fatemi sapere se anche voi come me preferite magari evitare di regalare uova di cioccolato, anche se mi rendo conto che la Pasqua è proprio questo, ma preferite fare un pensierino. Io onestamente, quando avevo l'età delle mie bambine, come le chiamo io,
avrei preferito ricevere qualcosa da vestire con qualche cioccolatino piuttosto che un uovo di Pasqua. L'uovo di Pasqua mi sa tanto di bambino, apro e vedo la sorpresa. Anche qua si apre e si vede la sorpresa, ma è una sorpresa utile. Vi saluto, vi mando un bacio, vi auguro buona Pasqua perché non ci vedremo fino a lunedì. Vi auguro di passare una Pasqua in serenità con le vostre famiglie, con i vostri cari. Insomma, tutto quello di buono che vi si possa augurare perché siete delle persone meravigliose. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.